prospettiva sia duplice. Da un lato quella che lo stesso Papa nella Evangelii Gaudium menziona come una possibilità positiva, cioè quella della diversità riconciliata, quindi le confessioni cristiane, le tradizioni, le chiese sono diverse, ma sono riconciliate tra di loro, cioè si riconoscono reciprocamente come cristiane, come modi di essere cristiane. La diversità riconciliata. Il vescovo Tonino Bello la esprimeva con un'espressione poetica molto bella, la convivialità delle differenze. Benissimo. Convivialità delle differenze. Cioè, siamo qui allo stesso tavolo, che è il tavolo della parola di Dio, il tavolo della mensa eucaristica, e in questo convivio siamo però diversi, come in questo momento siamo diversi tra noi che parliamo, tra questa gentile signorina che è qui con noi, che è una donna, noi non siamo donne, ma siamo umani, eccetera, eccetera. Quindi la convivialità delle differenze, uno. E due, l'altra categoria fondamentale è il concilio, un concilio veramente ecumenico, cioè praticamente la struttura antica dell'unità. Come si esprimeva l'unità cristiana nel secondo secolo, nel terzo secolo? Attraverso i sinodi, che potevano essere regionali o universali, cattolici in questo senso, o appunto concili tipo Nicea, tipo Costantinopoli, tipo Efeso, eccetera, i grandi concili dell'antichità. Questa è la struttura unitaria. Non c'era papato, questi sinodi, questi concili sono stati convocati dall'imperatore addirittura, ma si autoconvocavano, semplicemente. Quindi ecco, diversità riconciliata e struttura conciliare, cioè un concilio rappresentativo di tutte le chiese, queste sono le due forme attraverso le quali si può prevedere una struttura di unità che coinvolga tutti i cristiani. In questa struttura il papato dipende, il papato può avere un ruolo dal nostro punto di vista. Noi viviamo, i valdesi vivono da 8 secoli senza papa. Beh, non è successo nessun dramma, nessuna tragedia. Siamo più o meno, cerchiamo anche noi di essere cristiani, non so se ci riusciamo, ma comunque viviamo senza papa. Cioè, che il papa sia indispensabile alla Chiesa, questa è una idea cattolica, ma non è condivisa né dagli ortodossi, anche loro sono senza papa, e né dal protestante. Comunque, il papato è una struttura millenaria che quindi ha una storia, un peso oggettivo. È difficile prevedere la sua scomparsa, ma è indispensabile prevedere una sua riconversione. E a me pare, naturalmente sono impressioni, che questo papa stia praticando, non teorizzando, ma praticando una reinvenzione del papato. Non è una riforma, ma è una reinvenzione, cioè veramente un modo nuovo di essere papa, nuovo rispetto a tutto quello che abbiamo sperimentato, ma dico di più, nuovo rispetto a tutti i papi della Controriforma. È nuovo anche
al papato di prima, pensiamo a Gregorio VII, pensiamo a Innocenzo III, Dominus Mundi, Signore del Mondo. Cose improponibili oggi, così era il papato medioevale, del tardo medioevo, del secondo medioevo. Ma se tu vai indietro e vai da un papa come Gregorio Magno, lì hai un papa diverso, totalmente diverso da tutto quello che è successo dopo. Cioè, questa reinvenzione del papato potrebbe essere un recupero di una forma e sostanza del papato che abbiamo questo per più di 1000 anni completamente dimenticato. Quindi in quel contesto di una reinvenzione del papato ci può essere un posto anche per il papa in questa struttura conciliare, che sarà però la struttura all'interno della quale si può costituire o ricostituire l'unità cristiana. Riguardo alla seconda domanda sui famosi temi sensibili, la nostra posizione come Chiesa Valdese è, come si dice, liberal, cioè, aperta, cioè le categorie sono sostanzialmente due: quella della responsabilità di ogni cristiano, della coscienza di ciascun cristiano, che non è naturalmente isolato dalla comunità più grande, però a un certo punto sei tu che devi rispondere delle tue azioni, non delle mie, ma delle tue azioni, sei tu responsabile. Quindi nel protestantesimo c'è un alto grado di responsabilità personale. Se tu abortisci, per modo di dire, credi che devi abortire per tante ragioni, ecco, io ti posso richiamare a certi valori della protezione della vita, del feto che comunque è vita, sia pure embrionale, eccetera, eccetera. Però alla fine chi decide? Chi ha il diritto di decidere? Non sono io, ma sei tu. Ecco, e quindi a un certo punto, ecco, il protestantesimo in generale porta fino al limite estremo il livello della responsabilità individuale in materie che sono effettivamente discutibili, in cui non c'è una indicazione chiara né nella scrittura né nella opinione generale della Chiesa. Ecco. Riguardo alla, quindi anche tutti i temi del fine vita, ecco, chi è proprietario della vita di una persona? Si dice Dio, giustissimo, ma chi interpreta la volontà di Dio per te che stai morendo e non vedi l'ora di morire? Non vedi l'ora di morire, speri solo di morire più in fretta possibile. Chi decide? Il medico, lo Stato, la Chiesa? Chi interpreta la volontà di Dio? Noi diciamo, alla fine è la persona stessa. Giusto o sbagliato che sia, ma questa è la nostra profonda convinzione. Dato che però effettivamente sulla questione dell'omosessualità credo che ormai ci sia
un parere abbastanza condiviso, cioè l'omosessualità è una realtà, un fatto, non è un peccato, una malattia, è un fatto naturale, cioè mentre per millenni si è detto che era contro natura, no, non è contro natura, è secondo natura. La natura produce anche, tra virgolette dico produce, produce anche queste, questa realtà che per un eterosessuale è impensabile, addirittura inimmaginabile, così come per un omosessuale è inimmaginabile l'eterosessualità, in generale naturalmente, poi ci sono mille sfumature. Quindi lì non c'è neanche da dare un giudizio morale, ma da riconoscere un fatto naturale. Ecco. Per quanto concerne questi o altri temi, ma non tanto l'omosessualità, dovrebbe oggi essere chiarita, insomma. Non dappertutto, naturalmente, perché nella Bibbia, ad esempio, c'è una condanna dell'omosessualità, abbastanza chiara, chiarissima, anzi. Ecco. E allora bisogna spiegare come mai, e questo è un discorso lungo che non possiamo fare qui, ma si può spiegare, si può spiegare. Cioè quello che l'autore biblico non poteva immaginare è che un uomo potesse amare un altro uomo, amare sessualmente, emotivamente, sentimentalmente, non era concepibile. Semplicemente. Quindi era deviante dal tuo essere uomo. Oggi sappiamo che non è così. Non è così, non è vero. Ma allora non lo si sapeva. Quindi, benché la cosa sia controversa ancora, ma credo che sia capito grosso modo oggi l'omosessualità, e quindi fuori da ogni tipo di giudizio, di condanna, di discriminazione, di privazione di diritti, eccetera. Quello che personalmente auspicherei su tutte queste materie, appunto sensibili cosiddette, controverse, perché sono controverse anche perché nella Sacra Scrittura, che è la parola che noi cerchiamo di seguire, non sono contemplate, sono tutti problemi di oggi, quasi tutti problemi di oggi. Quello che io, e le chiese sono divise al loro interno, intanto, tutte le chiese sono divise al loro interno su questi temi e sono divise tra di loro. E questo è triste rispetto all'opinione pubblica. Ecco, per cui se sulla questione dell'omosessualità oppure sulla questione del fine vita la Chiesa Valdese dice bianco, la Chiesa Cattolica dice nero o grigio, eccetera, beh, non è una cosa bella. Perché il mondo secolarizzato dice, ma vedi, non sono d'accordo neppure tra di loro, quindi non possiamo aspettarci una parola significativa. E allora quello che io auspicherei è che ci fosse, che non c'è invece, un tavolo in cui ci si incontra come chiese cristiane e si discute il tema, fine vita ad esempio, si dice, e poi si stende una dichiarazione, un documento, in cui si dice che cosa possiamo dire insieme, perché su tutti questi temi, anche i più controversi, c'è una base che possiamo, come cristiani, dire insieme.
E allora sarebbe molto bello, anche molto fecondo per la vita politica poi, come esempio di convivenza nel dissenso parziale, ma che è solo parziale, perché però su altri punti, su quel tema siamo perfettamente d'accordo, possiamo dire insieme 1, 2, 3, invece su questi aspetti del problema ci separiamo, dobbiamo dire cose diverse. Io dico bianco per queste ragioni, tu dici nero per queste altre ragioni, spieghi, beh, questo sì che è un servizio, anche se non è unitario, però non è neppure quell'impressione triste che si dà oggi che le chiese parlano due linguaggi diversi. Ma io sono convinto che se ci fosse un tavolo, se ci si incontrasse, c'è tutta una serie di cose molto importanti che possono e devono essere dette insieme, su altre, sempre in quel tema, in quell'ambito, si dicono cose diverse. Non è un delitto, non è un delitto. Anzi, può essere un aiuto reale a chi legge, dice, vedi, ci sono argomenti di qua, ci sono argomenti di là, i cristiani sono in grado di fare un discorso comune anche se non è uniforme. Cioè, appunto, anche qui, unità nella diversità, è una cosa possibile, anche se non si riesce su tutte le questioni a dire le stesse cose, ma ci sono delle cose che diciamo insieme e ce ne sono altre su quel tema in cui ci dobbiamo dividere, ci dobbiamo distinguere senza spararci addosso, senza dire allora tu perché sostieni questo, sei fuori dal cristianesimo, sei fuori dalla verità cristiana, eccetera. No, è la complessità della verità. Perché la verità è semplice, ma noi siamo complessi e riflettiamo nel nostro modo di dire la verità quella complessità che fa parte del nostro essere. Quindi io auspico che si esca da questa situazione che definisco triste e poco edificante e poco evangelizzatrice, dei discorsi separati su questi temi, e sono convinto che possiamo fare un discorso costruttivo sia per le affermazioni comuni che possiamo fare, sia anche per le dichiarazioni diverse, perché anche quello può essere utile per l'opinione pubblica e per capire che insomma la verità è più grande di noi e noi cerchiamo di avvicinarci, facciamo dei passi, ma siamo sempre ancora in cammino verso una verità che è più grande di noi.